Ricordate i tempi in cui da ragazzini si sognava la console universale? Un prodotto che nell'immaginazione dei fan e nelle chiacchiere da bar avrebbe dovuto unire i punti di forza di ciascuna piattaforma e arrivare ad essere quello che, universalmente, avrebbe avuto un appeal irresistibile su qualunque tipo di giocatore. Ebbene, ai giorni nostri di cose del genere ne abbiamo viste, e anche molto recentemente, se consideriamo che un accordo impensabile fino a qualche anno fa tra Microsoft e Sony è stato annunciato su un terreno comune e contro nemici che diventeranno comuni tra il 2019 e il 2020. Come avrete potuto fantasticare, si tratta di una storia costruita non dall'oggi al domani, ma a seguito di numerose e lunghe trattative, alcune andate a buon fine e altre meno, e con altri player al solito ritardatari che sarebbero desiderosi di unirsi alla festa del cloud gaming per avere almeno una fettina di torta. Cominciamo dall'inizio, e cioè dalla notizia dell'accordo stretto tra Sony e Microsoft. Un dettaglio di non poco conto è che quello siglato tra le parti non è un vero e proprio contratto, ma un memorandum d'intesa che indica taluni interessi convergenti tra chi lo sigla e stabilisce una linea d'azione comune, ma non un vincolo contrattuale. Ragion per cui la cosa potrebbe saltare ancora prima di cominciare e lascerebbe tutti, noi in primis che ne stiamo parlando da giorni, con un pugno di mosche, ma è una strada così complicata a questo punto che non prevediamo succeda nei prossimi anni. Che cosa si dice dunque in questo documento? Dire che Sony sfrutterà la tecnologia di Microsoft per sviluppare il proprio ecosistema di streaming videoludico è vero, ma è anche una semplificazione, in un certo senso, dal momento che le parti si sono impegnate ad esplorare lo sviluppo congiunto di soluzioni cloud future in Microsoft Azure per supportare i loro rispettivi servizi di streaming, di giochi e di contenuti. Questo vuol dire che la casa giapponese non sarà un semplice ospite di Azure, ma che sulla base di Azure lavorerà insieme a quella americana in modo da sviluppare qualcosa di nuovo che possa rendere giustizia alla potenza delle rispettive piattaforme, così come ai desideri dei fan che, ancora titubanti nei confronti del cloud gaming, compieranno il salto soltanto se davanti ad una proposta indecente, in termini di qualità e fruizione. Ancora ovviamente, in aggiunta, le due compagnie esploreranno l'uso delle attuali soluzioni basate su data center di Microsoft Azure per i servizi di streaming di giochi e contenuti Sony, e questo vuol dire che nel breve medio periodo il gigante di PlayStation adopererà le stesse tecnologie di Xbox Live e Project X Cloud per PlayStation Now, almeno nell'attesa che quello sviluppo comune possa portare a qualcosa di concreto, evidentemente più futuribile. Nella tradizionale sessione di domande e risposte a chiusura dell'anno fiscale, il CEO Kenichiro Yoshida ha affrontato quelle che sono, lato Sony, le ragioni senza sottrarsi particolarmente alle domande fatte pervenire dagli analisti, che pur hanno preso molto bene l'accordo, intendendolo come un segnale di capacità di reagire alle nuove sfide di cui parleremo più avanti, e dagli azionisti della compagnia. Dalle parole di Yoshida arriva come una sorta di ammissione di sottovalutazione dell'impegno del cloud gaming, pur da un'azienda che in tempi non sospetti e con un approccio davvero pionieristico alla materia ha messo le mani su tecnologie on live e Gaikai, di gran lunga avanti rispetto a quello che oggi invece è un trend dell'industria videoludica spinto dall'interno e dall'esterno in simultanea. Yoshida, oltre a mostrare le difficoltà tecniche che hanno accompagnato il progetto, ha espresso pure perplessità sul modello di business attuale, che prevede il pagamento di una sottoscrizione mensile piuttosto costosa, a dire il vero, a copertura di una pletora di videogiochi, ognuno molto diverso dall'altro. Da Sony precisano di aspettarsi che il trend del cloud gaming diventi maturo soltanto nel lungo termine, forse come rassicurazione nei confronti della propria platea riscopertasi tradizionalista con PlayStation 4, ma intanto i punti sono già stati fissati: 1080p e oltre per la risoluzione, più qualità per i contenuti, più dispositivi. Punti che con l'infrastruttura reale difficilmente avremmo visto concretizzabili. Per quanto riguarda la risoluzione, come abbiamo anticipato, era improponibile affacciarsi alla nuova generazione con ancora il peccato originale del 720p, in un momento in cui Google Stadia uscirà nel 2020 con l'ambizione di offrire 4K a 25-30 megabit al secondo e Project X Cloud farà 1080 a circa 10 megabit. Quanti contenuti invece la strada sembrerebbe già tracciata, più giochi e più giochi attuali, in modo da potersi svincolare dall'immagine di un semplice ripiego rispetto all'assenza della retrocompatibilità su PlayStation 4. Il fatto che Sony stia parlando con Microsoft per capirci di più su come muoversi su contenuti e abbonamenti è positivo e potrebbe dare il là ai titoli dei Worldwide Studios fin dal day one, stile Xbox Game Pass. Infine, più dispositivi. La guerra dello streaming, passateci la terminologia bellica, nasce perché permette di usufruire di contenuti major, non esperienze ridotte create ad hoc, dovunque ci si trovi e senza il vincolo dell'hardware ultra performante. È l'elemento di novità dei vari
altri Google Stadia e Project X Cloud, per cui restare solo su console e PC diventerebbe rapidamente datato. Un'industria da 131 miliardi di dollari all'anno al 2018 che magicamente può portare baracche e burattini su qualunque dispositivo esistente e senza più l'esigenza di passare per un hardware dedicato è un affare ghiottissimo per chi già disponesse di un network solido e delineato. Ad oggi i nomi più grossi in ambito cloud sono Amazon, che primeggia con i suoi web services, seguita da Microsoft e Google, e non è affatto un caso che tutte e tre abbiano le mani in pasta nel mondo dei videogames, e soprattutto si stiano facendo alfieri dell'idea di streaming. Google ha già fatto la propria mossa l'anno scorso con Project Stream e alla GDC 2019 di pochi mesi fa con Google Stadia, svelando la propria strategia che, al netto di qualche dubbio su dispositivi compatibili, punta ad andare oltre il concetto di console e PC dedicate al gaming, e in questo si palesa la differenza sostanziale coi platform owner tradizionali. Probabilmente se Google non avesse forzato la mano con i proclami di un lancio nel 2019 e la presentazione della GDC, Sony avrebbe atteso ancora qualche altro tempo prima di consegnarsi di fatto alla sua rivale storica per cercare di mantenere la sua rilevanza. Farsi trovare pronta a quel punto diventava una priorità, anche perché Stadia non sarebbe l'unico attacco dall'esterno mosso da un gigante della tecnologia. Amazon, che vanta la prima infrastruttura cloud al mondo per dimensioni e qualità, avrebbe anch'essa, rumor dello scorso anno, in cantiere una piattaforma di streaming di videogiochi e probabilmente l'associerebbe a Twitch come Google ha fatto con YouTube. Nel momento in cui una piattaforma del genere si dovesse concretizzare, magari inclusa nell'abbonamento a Prime che fin da ora offre alcuni videogiochi su base mensile compresi nella sottoscrizione per spedizioni rapide e intrattenimento, ecco che avresti una rivale persino più temibile di Google Stadia. Ma c'è ancora un'altra ragione per l'accelerata del crossover con Sony e Microsoft protagoniste. Un dettaglio di non poco conto e che sembra provenire dritto dai libri di fantascienza è quello per cui, riporta Bloomberg, Sony avrebbe avuto in Amazon la prima scelta per questa sua svolta tesa ad affidare ad un partner esterno la gestione dei server e della tecnologia alla base di PlayStation Now, non Microsoft, che in effetti sembrerebbe una di quelle mosse obbligate per un platform owner di queste proporzioni. Le due compagnie collaborano già per il PlayStation Network, che sfrutta i web services fondamentalmente per farci giocare online, e hanno trattato a lungo lo scorso anno per espandere la loro relazione sotto il profilo del cloud gaming. Non sarebbe stato raggiunto un accordo per divergenze sui termini commerciali, sebbene non sia dato sapere su quali punti sia arrivata la rottura. Con il cloud gaming che potrebbe diventare una miniera d'oro nel giro di un decennio, non sorprende che anche Nintendo, una compagnia diventata col tempo e con le delusioni piuttosto attendista sotto il profilo tecnologico, si stia interessando al tema. Microsoft ha un grande interesse in Switch e nella grande N in generale, e conversazioni sulle librerie e sui servizi, vedi Xbox Game Pass, sono state già portate avanti a tempo debito. Perché non sfruttarle anche per lo streaming? L'avvento dello streaming rappresenterebbe quindi un assist importante per la filosofia dell'azienda di Kyoto, dal momento che le permetterebbe di continuare a sfornare console meno dotate o comunque incentrate su una particolare gimmick, senza però privarsi dei titoli AAA. In una fase evidentemente successiva, comunque è lecito attendersi che i possessori delle infrastrutture seguano quelli che posseggono i contenuti, come ad esempio i publisher e i negozi online. In tal senso quelle di Microsoft, Amazon e Google saranno delle grandi vetrine per vendere neanche troppo sottobanco i propri prodotti enterprise e trasformare la battaglia degli store in quella delle piattaforme di streaming. Un'indicazione molto chiara l'ha data a tal proposito Electronic Arts, che parlando degli sviluppi futuri di EA e Origin Access, nei giorni in cui la piattaforma approda su PlayStation 4, ha anticipato una svolta streaming per il servizio, e con una libreria del genere, chi vieterebbe all'editore di appoggiarsi ad uno dei tre grandi di qui sopra e mettere a disposizione su cloud così come lo è il locale? Insomma, l'accordo tra Sony e Microsoft è sì fonte di grande sorpresa, ma è soltanto la conseguenza di un movimento che è partito oramai da almeno un paio di anni. Chi ci guadagna in tutto questo, quindi, tra PlayStation e Xbox? La prima si affida nel breve medio periodo alla principale concorrente e nel mentre ci lavora insieme per sviluppare un progetto comune che utilizzerà in futuro. La seconda chiude una commissione non solo vantaggiosa a livello economico, ma anche di prestigio assoluto, che suona più come un messaggio a chiunque altro volesse lavorare nel cloud sponda gaming. Noi siamo lo standard, e un messaggio simile con la battaglia che sta per scatenarsi è di quelli che si sentono forte e chiaro.